E sono Pazzox e ben ritrovati sulle sfide del Cavaliere Ultima. Bisognerà atterrare in certi punti specifici, centrare dei cerchi e tante altre sfide simili. E in questo video vedrete come sbloccare il Cavaliere d'Argento e il Cavaliere Rosso, cioè l'ultima fase. Ma come al solito ricordate di supportare i Pazzox all'interno dello shop di Fortnite per tutte queste sfide. Beh, che dire, come al solito iniziamo e facciamo presto presto. A terra su diversi sempre centro, non vi resta che lanciarvi e noterete sulla mappa dei piccoli sempre centro piccoli. Poi sono enormi in vari punti della mappa. Attenzione, poi dovrete riavviare la partita per poterne trovare gli altri. Colpisci i punti deboli durante la raccolta. Si riferisce a quelle specie di mirino tutto blu quando si sta picconando un qualsiasi materiale. Nella modalità prestigio si dovrà fare per 5 volte di fila. Colpisci un bersaglio d'allenamento di livello facile. Qui dovete andare verso spiagge snob. Andate verso quel punto e noterete una piccola piattaforma su dove andare sopra. In quella prestigio poi potete andare tranquillamente o verso approdo, che anche lì c'è un tiro a bersaglio, oppure direttamente di nuovo verso spiagge. Scegliete voi. Completa la corsa col deltaplano sopra lande letali. Qui non vi resta che centrare per bene tutti i cerchi luminosi sopra lande letali. La stessa cosa anche nella sfida prestigio. Sopra magazzino muffito. Effettua 10 colpi alla testa e poi in prestigio effettua 3 colpi con un assalto con mirino o qualsiasi arma col mirino. Ma alla fine c'è un piccolo trucchetto per chi non ci riesce. Fatelo tranquillamente in lobby, ve lo conterà lo stesso. E poi abbiamo l'ultima sfida, quella di effettuare correttamente l'emote della carissima bottiglia presso un pesce gigante, un maiale oppure un lama. Io sono andato direttamente verso il carissimo lama, finché non la lancerete per bene. Una volta fatto questo, la sfida è completa e riceverete il vostro cavaliere d'argento. Ma per il cavaliere rosso, come si fa? Beh, il cavaliere rosso bisogna completare tutte le sfide settimana. Aspettate la fine dei video e troverete gran parte dei video su come completare le sfide, ma ce ne sono anche tantissimi altri. Tutta la guida completa all'interno di questo canale su come ottenere il cavaliere rosso. Quindi per chi non ha ancora completato tutte le sfide, clicchi pure nel mio canale che trova tutta la guida su tutte le sfide. Che dire pazzoti, spero che quest'altro video vi sia stato molto molto utile. Ho cercato di essere più veloce possibile. Ricordate di supportare i Pazzox all'interno dello shop di Fortnite e noi ci vediamo con la settimana overtime e con l'ultimo caricamento. Che dire, un dolcissimo e carnissimo.